Buongiorno, eccoci qua, eccoci ritrovati in diretta, così proprio ritrovati direi la parola giusta, non ho sentito neanche il countdown della sigla, chiedo scusa, eccoci qua, sono le 12:31 minuti in questo istante, benvenuti a una nuova puntata con Good Morning Milano. Oggi lo vedete già in sovraimpressione del nostro titolo, parliamo di teatro, parliamo della stagione del Teatro Guanella che continua, che no, non è che riparte, non sono mai fermati, in realtà sto dicendo riparte dopo, ma non sono mai fermati, quindi continua la stagione del Teatro Guanella, e quindi lo facciamo con qui ospiti chi? Roberto Fantucci, del Teatro Guanella, buongiorno Bob, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie. Chi ci ha portato? Anzi, lo faccio introdurre a te l'ospite di oggi. Vi ho portato un responsabile, fondatore di una compagnia, Cuori con le Ali, che lavora spesso con noi e che ci piaceva presentarlo agli amici di Radio News perché è un sodalizio importante. Insomma, Fabio Russi, buongiorno, buongiorno Fabio, grazie di essere qui, appunto della compagnia Cuori con le Ali. Tu sei fondatore, regista, director, attore, sì tutto. Sei stato e sarai tutto, nel senso, perché da quanto ho capito fai un po', no? Faccio da 3 milioni di tutto. Infatti, sì. Da 3 milioni di tutto. La compagnia Cuori con le Ali, che quest'anno ha avuto proprio un, appunto parlo di 3 milioni, ha avuto un sodalizio molto interessante con il Teatro Guanella. A fine stagione conteremo ben 8 spettacoli in cui voi avete solcato, si dice, sì, il palco le assi di legno del palco, che ho avuto l'onore di solcare anch'io, ricordiamoci, per la serata finale del mio Storytelling Awards, del Teatro Guanella. Sì. Come nasce la compagnia Cuori con le Ali? La compagnia nasce nel 2005, a gennaio del 2005, con la mia famiglia, quindi è un progetto nato da un'idea mia, di mio fratello e dei miei genitori. Abbiamo investito quanto potevamo all'epoca per fondare questo gruppo, abbiamo trovato dei ragazzi che cantavano per passione, recitavano, ballavano anche, e quindi abbiamo cominciato a fare dei piccoli concerti che pian piano nel tempo si sono poi trasformati in veri e propri spettacoli e musical, da portare direttamente proprio in teatro. Quindi abbiamo iniziato con le fiere, abbiamo collaborato col comune per alcune feste a Milano, e poi pian piano ci siamo spostati verso la sezione teatrale, che è un po' quella che interessava a tutti quanti, e abbiamo continuato su questa scia. La cosa interessante è che voi siete specializzati in musical, però. Sì. Come mai questa passione per il musical? Dove nasce? Beh, a parte che, essendo io il fondatore, io ho un passato da ballerino, da cantante, quindi in realtà arrivo un po' da questo mondo, e quindi l'idea era quella, c'era quella comunque di trovare delle persone che avessero la stessa passione, visto che comunque nasce tutto a livello amatoriale, o semiprofessionistico, adesso come possiamo definirci, va bene, rimaniamo sempre sulla sfera, diciamo, amatoriale. È sempre un problema, poi a un certo punto si arriva a un certo livello per cui non si sa mai se sia di qua o di là. Sì, ecco, non diciamo, è più amatoriale, c'è questa attenzione. Infatti, insomma, facci capire, prima ci raccontava alla faccia dell'amatoriale, 3 volte a settimana le prove, insomma, non è amatoriale. Non so come definirlo, ecco, però diciamo che è un grosso impegno, però è un grande amore, una grande passione, non solo mia, da parte anche di tutti i ragazzi. Anche perché, insomma, se è già difficile trovare qualcuno che reciti bene, se è già difficile trovare qualcuno che canti bene, se è difficile trovare qualcuno che balli bene, tu devi trovare uno che sappia fare tutte e tre le cose. Sì, diciamo che la nostra forza in generale, anche Bob ormai ci conosce da tanto tempo, la nostra forza è quella, o perlomeno penso la mia, è quella di riuscire a inquadrare tutti nel posto giusto. Quindi in realtà, non essendo comunque dei professionisti, che fai delle selezioni, come voglio dire, nei musical che si vedono nei grandi teatri, quindi vai a cercare proprio le persone che ballano, recitano, cantano, sanno far tutto. Da noi, essendo una cosa nata, insomma, anche a livello familiare, o comunque appunto per chi ha questa passione, tento sempre di dargli di collocarlo nel posto giusto. E quindi in realtà sembra sempre, è brutto dirlo, però è anche bello. Sembra sempre che tutti sappiamo fare tutto, poi in realtà qualcuno. Ma questa è la paura del regista. Fa meno qualcos'altro, però. Di chi mette in scena, questa è la paura, non riuscire a far vedere che tutti sono bravi uguali, quando ormai c'è chi invece è più bravo che lo bravo, ma comunque tutti bravissimi. Per cui ti dico che è una grande soddisfazione, ragazzi, ci mettono anche. Quindi vi consiglio, ad esempio, un attore in erba che avete qua, Roberto, so che insomma, voi siete pronti quasi andare
in scena, vero? Anche voi? Quasi, sì. Poi quando ti darà il musical con la compagnia? No, il musical io sono assolutamente negato. E sarebbe la grande sfida di Fabio quella, riuscire a... Se beh, con, fai... con qualcuno della Dupre 19 sicuramente sì, ma con me io mi metto a fare le luci, mi metto a fare qualsiasi cosa, ma non fatemi cantare. Noi facciamo perché... i miracoli, Bob. Ah, sì, sì. Noi facciamo i miracoli, A proposito di miracoli, appunto, il Teatro Guanella, io lo dico sempre, è un piccolo miracolo, perché ricordiamo sempre che insomma è rimasto chiuso per tantissimi anni, sì. Poi siete arrivati voi della Dupre 19, un gruppo, raccontaci un po' come è andata. Beh, un gruppo con l'aiuto del direttore, perché non dimentichiamo che il teatro è di proprietà di un ente religioso, con l'aiuto del direttore abbiamo raggiunto una volontà e un accordo per riuscire a riaprirlo e a rimetterlo in funzione. Siamo alla seconda stagione, stiamo già preparando la terza stagione, perché è il momento di preparare la nuova stagione e niente. Cosa dire, è un'avventura bellissima. Quindi, due stagioni completate, appunto, state già lavorando alla terza stagione, insomma, che partirà poi da settembre, credo, ottobre di quest'anno, però insomma, non è ancora, anzi, la stagione di quest'anno è ancora tutta bella da sviluppare. Arriva però la data importante, che sì. È un po' il vostro, non so, chiama il vostro compleanno, il nostro spartiacque, ok, che è il 24 febbraio. Sì, cosa esatto. Succede il 24 febbraio? Allora, il 24 febbraio, per il terzo anno, abbiamo organizzato la famosa pizzoccherata. Pizzoccherata che sembra una cosa semplice, perché uno dice vabbè, fate i pizzoccheri. La caratteristica di questa giornata è quella che al mattino alle 8:30 arriva l'Accademia del Pizzocchero di Teglio con i loro con le loro farine, con i loro attrezzi vari, e preparano fisicamente al mattino i pizzoccheri che verranno o distribuiti o mangiati sul posto a mezzogiorno. Sì, quindi, capito bene, si fa anche take away, c'è anche la possibilità di fare l'asporto. Sì, assolutamente. E se non potete stare lì e comunque poi vi perdete un bellissimo concerto del coro nazionale degli Alpini, che verrà al termine della pizzoccherata. E è un omaggio alla Valtellina, perché non dimentichiamo che l'ordine religioso che gestisce il Teatro Guanella è appunto dei Guanelliani, i Guanelliani, quindi San Guanella è nato in Valtellina, e quindi c'è questo filone che ogni anno si vuole fare. Un filone godereccio. Anche una bella fortuna, infatti, meno male che è nato lì, mi verrebbe da dire. C'era un posto dove non c'era le corrie del genere, è vero che in Italia dove andavi, sì, andavi, cascavi bene. Non ci possiamo però appesantire troppo con i pizzoccheri, perché pochi giorni dopo voi siete in scena, giusto? La settimana successiva. Ma allora passiamo in tempo a smaltire i pizzoccheri, allora. Sì, il domenica 3 marzo saremo ancora al Teatro Guanella con la nostra fiaba Aladdin, che poi nostra, attenzione, no, nostra, la nostra versione, la nostra, teatrale, in scena, la diciamo, nostra versione teatrale musical di Aladdin, e, perché questo per ricordare che l'associazione è nata e soprattutto continua il suo lavoro con le produzioni per bambini. Okay. Quindi in realtà i nostri musical sono quasi tutti incentrati su fiabe, comunque argomenti per i bambini, anche il musical di Natale, tutti inediti, scritti da me, sono comunque tutti abbastanza dedicati alla sera. Di questo, insomma, sì, di musical già scritti sulle tracce, sì, famosissime, magari. Invece ci sono i musical tu hai scritto apposta tu? Sì. Tipo a Natale dicevi hai fatto le opere vostre, sì, proprio. Le storie di Natale, abbiamo 3 spettacoli di Natale, le ho scritte io appositamente all'epoca, diciamo su richiesta, e quindi sì, sono opere inedite. E poi abbiamo anche un altro spettacolo, diciamo, che vale per tutte le stagioni, che è la Leggenda dei 420, che ho scritto sempre io, e tra l'altro da lì ho anche pubblicato il libro, il racconto di narrativa per ragazzi. Sì.
Insomma, un'opera appunto quella di Fabio, insomma, un bel lavoro quello di Fabio, insomma, devi riuscire a mettere insieme quanti componenti la compagnia, dicevi? Attualmente artisti sono, siamo 16. Wow. Più il backstage, tutte le persone che ci aiutano. E si vede che siete tanti e benvoluti, anche perché c'è già gente che ci sta scrivendo nei commenti, ad esempio c'è Daniela Montigelli o Andrea Paffumi che ti salutano, ti ringraziano, dicono complimenti. Daniela dice, ce l'ho pieno di cuore, poi dice grandissimo il mio coach. Sì, suo coach. Daniela e Andrea sono i due ragazzi della compagnia. Ecco. Daniela soprattutto storica, nel senso è una delle prime persone che è entrata ancora, fa parte molto attivamente. E tra l'altro Andrea e Daniela si occupano di tutta la sfera delle pubbliche relazioni. Daniela si occupa delle locandine, Andrea anche un po' di tutta l'organizzazione, anche con tutte le persone dei teatri, perché io da buon direttore artistico e da buon regista mi vergogno a fare tutto, in realtà, anche se non sempre, da buon artista mi vergogno a fare tutto, quindi no, mando avanti gli altri, delego, loro si divertono e va bene. Io creo. Bob, anche Etato Guanella, ricordiamo sempre, è un'associazione, fatta di volontari. Sì, che volontari. Però hanno messo in piedi, insomma, un gran bel palinsesto per quest'anno. Allora, raccontaci un po' cosa andremo a puntare. Abbiamo parlato adesso della pizzoccherata e del loro spettacolo, però c'è tanto altro, anzi, già prima ancora della pizzoccherata abbiamo uno spettacolo. Raccontaci un po' cosa. Arrivano cuori anche per te, te lo dico. Com'è? Arrivano cuori sui commenti anche per te. Grazie. Cioè, meglio, c'è un cuore, non so per chi sia. Non lo so, però lo sappiamo. Non a te, va bene. Diciamo che prima della pizzoccherata, al sabato prima, abbiamo una band che è già stata presente da noi l'anno scorso e aveva riscosso successo. Quest'anno, già dalle prenotazioni e dalle vendite dei biglietti, devo dire che quasi sicuramente riscuoterà ancora più successo, ed è la band che si chiama Blues Note. Uh-huh. E fa uno spettacolo misto, nel senso che recitato, cantato, suonato. È una band che fa una storia del blues dai campi di cotone nel Sud America ai giorni nostri, quindi con gli artisti che ancora adesso rappresentano il blues. Questo spettacolo sarà in scena da noi il 24 di febbraio, quindi la 23, sera prima. 23. Scusate, il 23, avete ragione, il 23, il 24 i Pizzoccheri e il Coro Nazionale degli Alpini. Che ricordiamo festeggia 100 anni l'Associazione Nazionale degli Alpini, festeggia 100 anni proprio in questo 2019, quindi insomma... Ed è stato un problema averli, perché avevano un carnet assolutamente... Saranno richiestissimi quest'anno. Molto, molto, molto. Ma Bob può fare anche questo? No. Il gruppo dei volontari è riuscito a farlo. Non me ne vogliono gli altri volontari, io ovviamente prendo Bob come esempio, ma perché è il giusto esempio di tutte quelle altre persone che ci sono al Guanella, tutte quante, mi ricordo le signore al bar, con le ragazze in biglietteria, il come si chiama il mitico tecnico? Jacopo Egno, Egno, cioè colui che qualsiasi cosa sa fare, cioè accende luce anche dove non ci sono, sì. Qualcosa de... insomma sono veramente... pur non essendo professionisti, devo dire che gli piace fare ad averne, cosa, insomma, sì. Perché insomma, visti per esempio gli ultimi Sanremo, magari qualcuno potete prestarglielo viste le cose che combinavano. Poi andiamo avanti con il calendario. Poi cominciamo una settimana, la prima settimana di marzo, meno gioiosa e più riflessiva. Difatti avremo il 7 marzo un concerto dei Sindon, che è un gruppo abbastanza di nicchia ma seguito in Italia, che farà un lavoro sulle donne. L'8 avremo uno spettacolo Donne ferite a morte, fatto una lettura più che uno spettacolo, proprio in occasione dell'8 marzo, e le signore riceveranno un omaggio che non sarà la mimosa, sarà un'altra cosa, ma venite e vedrete che omaggio riceverete. E poi il 16 e il 17 marzo invece
la compagnia teatrale Amici di Gastone, che è una diretta emanazione dell'opera Don Guanella, perché Casa di Gastone è uno dei fiori dell'occhiello dei guanelliani, presenterà un lavoro in napoletano, Ditegli sempre di sì. E con questo abbiamo stiamo arrivando verso la fine di marzo, poi dopo ci rivedremo sicuramente anche per parlare, poi perché poi l'aprile, il non è che c'è l'aprile, il 13-14 aprile c'è lo spettacolo della compagnia Dupré 19. Se... con, e finalmente Bob sul palco, che lo vediamo sempre dietro, giù, invece ce l'avremo solo per quello. Ma se sarà possibile, allora io, mia moglie, Citelli che fa la regia. Cioè, tua moglie fa tua moglie? Mia moglie fa mia moglie, siamo ministro, marito e moglie. È facile però. Ma sono due aspetti un po' diversi in questo caso, non sono ministro nella commedia, per cui magari se ci sarà possibile mi piacerebbe portare un pezzo della compagnia qui, ma volentieri, ve lo raccontiamo molto invece la compagnia con le ali, quando poi la ritroveremo in scena ancora? Sempre a Guanella. Allora, il 3 marzo siamo con Aladdin, come dicevamo. Perfetto. Prima, poi il 7 di aprile saremo sempre al Guanella con una replica di Dancing Queen, con tutte le musiche che è stata l'apertura della stagione. Sì, esatto. Male, giusto? Per quello che dico replica, nel senso per chi l'avesse perso, per chi lo vuole rivedere, ricordo sala piena per chi lo vuole rivedere. Sì, infatti qualcuno ci ha chiesto ma lo rifate lì. Allora noi l'avevamo già preventivato, però tanto meglio, è stata un'ottima previsione. Quindi il 7 aprile saremo lì, e poi a maggio il 18 faremo uno spettacolo, l'ultimo diciamo di quest'anno della stagione con il Teatro Guanella, molto particolare, uno spettacolo sempre serale, diciamo per un pubblico più adulto, che si chiama Milonga tra di tango. È uno spettacolo molto particolare, anche questo l'ho scritto io di mio pugno proprio, sulla scia del fatto che ci sono delle persone, conoscevamo dei ballerini di tango professionisti che partecipano allo spettacolo, quindi una cosa molto bella, molto particolare e anche molto professionale, devo dire, questo, perché comunque ci sono questi ballerini conosciuti. Beh, questo sul fatto che sia professionale mi ha capito, perché insomma dicevamo appunto che la compagnia tre volte a settimana si ritrova a fare le prove. Avete fatto 8 spettacoli, mi dicevi, da dicembre a oggi. Da dicembre a febbraio, 8 spettacoli diversi. Cioè, 8 spettacoli diversi. Da qua a maggio non oso quanti ne farete a sto punto. Perché appunto adesso... cioè non solo a Guanella fate spettacoli, quindi veramente in tantissimi teatri milanesi possiamo trovarvi, e in più ti metti anche a scrivere delle opere. Cioè, quando è che trovi il tempo fatto questo, Fabio? Ma guarda, non lo so, però è la passione. Poi ogni tanto la cosa più divertente è quando mi dicono ma tu quando scrivi queste cose, perché a volte scrivo delle cose un po' folli, no? Anche i ragazzi mi dicono ma questa da che cilindro l'hai tirata fuori? No? E allora gli dico, non so, mi sono svegliato a bere, che stavo dormendo alla una, mi è venuta un'idea, allora ho preso, acceso il computer, mi metto a scrivere fino alle 3 sto lì. Poi magari per settimane, mesi, il vuoto, no? Come si suol dire, cioè il genio non lo comandi. Però vabbè, ripeto, è passione. Anche perché sto scrivendo tutti gli spettacoli nuovi che porteremo l'anno prossimo a Guanella. Ah, stai già preparando la stagione nuova? Sì, con tutte fiabe nuove, spettacoli nuovi, quindi... Non ci si ferma mai. Chi si ferma è veramente perduto. Ricordiamo invece proprio come si fa per poter venire a Guanella a vedere sia gli spettacoli, soprattutto poi se siamo ancora in tempo per domenica. Sì. Per la pizzoccherata di domenica siete assolutamente in tempo fino a sabato. Venerdì. Sì, sabato diciamo che ce la facciamo ancora, anche perché proprio come raccontavo prima questi preparano i pizzoccheri, quindi prepararne 50 kg o 51 kg si riesce a farla comunque. Per quanto riguarda i biglietti, il Teatro Guanella si è appoggiato a Viva Ticket, così ognuno può scegliere anche il posto che gradisce, però il giorno dello spettacolo c'è sempre la biglietteria aperta un'ora e mezza prima, quindi uno può arrivare sul posto. E i numeri, posso ripetere il numero di telefono del teatro, che è 370 12 17 473, oppure il famoso sito teatroguanella.com.
www.teatroguanella.milano.com. .it.com lo scopriremo solo vivendo, perché è sempre il solito dubbio questo, lo so. Anche che, perché so che non, mi scrivo, non mi scrivo mai, se non mi telefono com, mai. Non si sa mai, ricordiamo il mitico Iacchetti anche che dava un sito in una maniera invece di un altro, quindi insomma, fantastico. Guarda il sito, dobbiamo rifarla, guarda il sito, tagliamola, rifacciamo, va bene, che siamo in diretta. Va bene. No, ricordiamo allora, appuntamento importantissimo. Sabato sera 23, lo spettacolo con questa grandissima blues band, Blues Note, Blues Note si chiama appunto, quindi lo spettacolo sulle orme, sulle, dalle radici fino ad oggi del blues, dai campi di cotone del sud degli Stati Uniti fino ai giorni d'oggi. Chissà, a blues di giorni d'oggi non lo so, non sono così. Sono, del, sono così, dei cantanti famosi, io dichiaro i miei arrivo limiti. Arrivo a Seb White, ma non credo che sia annoverato tra i cantanti blues e zucchero, che credo che però sia tipo dire una bestemmia di una cosa del genere. No, loro fanno infatti, proprio più americani, infatti, inglesi. Che, insomma, arriva col train, non oltre, allora rimango fermo qualche anno dietro. E invece poi domenica si canta nel pomeriggio, ma poco prima si mangia invece, si canta insieme al coro nazionale degli Alpini, che festeggia anche il suo i suoi 100 anni, li festeggia nella migliore delle maniere a Teatro Guanella con una pizzoccherata. Da che ora si può venire a mangiare i pizzoccheri di domenica? Dal mezzogiorno in poi. Ok, dal mezzogiorno in poi. Comunque sulla locandina che possiamo vedere, io Jason chiedo se puoi mettere la locandina fuori della pizzoccherata, ecco questa locandina qui che trovate anche sul sito del Teatro Guanella. C'è tutto quanto, ci sono gli orari, sì. Ci sono, c'è scritto anche che dovete prenotare entro lunedì, quello fate finta di niente, perché Bob vi ha detto che potete prenotare fino a sabato. Tranquillamente. Così. Ha detto che non c'è problema, così, così dice lui, poi sentiamo gli altri da sua azione, quando adesso usciamo e comincerà a squillare il telefono, cosa hai detto. E poi insomma tanti appuntamenti fino ad arrivare Fabio a la Aladdin che andrà in onda domenica 3 marzo. Domenica 3 marzo, spettacolo per bambini? Sì, per tutti, per tutti, però okay. Assolutamente per tutti. Perfetto, questo è il Teatro Guanella, insomma ormai l'avete imparato a conoscere, lo seguiamo ormai da un po' di tempo e siamo ben contenti di seguirlo anche in quest'anno e speriamo anche nella prossima stagione, noi siamo ben felici di raccontare, lo sapete, quando si può, storie di Milano, storie positive di Milano, di cose belle. Teatro Guanella è un gruppo di volontari che non ci cavano un euro tutto quello che fanno, lo fanno per passione per il teatro, per passione per condividere con gli altri anche dei momenti belli e interessanti e comunque culturali, insomma perché non premiarli, direi che infatti il modo migliore per premiarli è andare a vedere i loro spettacoli, andare a mangiare i pizzoccheri domenica insieme a loro, anche perché poi io quando li conosco sono pure simpatici, quindi insomma non c'è un motivo per non andarci, no? Quindi è un'ottima scusa quella dei pizzocchi, ma davvero poi andate ai spettacoli, andate a vedere i spettacoli perché è vero che sono volontari, è vero che parliamo di compagnie amatoriali, ma parliamo veramente di un livello ormai così alto che davvero dove finisca la maturità, dove inizia il professionistico è davvero complicato capirlo, è sottilissimo, la linea è molto molto sottile. Grazie mille Fabio, grazie a voi, dacci grazie le coordinate per invece seguire la vostra compagnia, dove la possiamo trovare. Allora il sito www.cuoricolleali.com, questo lo sappiamo, anche l'ho imparato, e poi soprattutto sulla pagina Facebook, che è quella più aggiornata in estemporanea, sempre con tutti gli appuntamenti, le date, le locandine e quant'altro. Compagnia Cuori con l'Aria, l'avete visto anche nel sottopancia, lo cercate, trovate tutte le indicazioni dei vari spettacoli che fanno, fanno tantissimi, veramente ne fanno una marea da quando abbiamo capito, sono in tanti e è bello che però sono sempre tanti anche in scena, cioè non è che siete in tanti e uno fa lo spettacolo e uno fa l'altro, sì, sì, siete sempre tutti su tutti gli spettacoli più o meno. Qualche quindi vittima sacrificale, come le chiamo io, sono in tutti gli spettacoli, perché quando scrivo uno spettacolo mi dico ma io ci sono in questo, ovvio. C'è la domanda, ma che magari mi salvo almeno da uno. Sono leggermente esonerati quelli che hanno le famiglie, allora okay. Ogni tanto alterno papà e mamma. Perfetto. Ogni tanto. Perché sì, perché è successo anche questo. All'interno della compagnia sono nate famiglie, sono nate. Sì, sì. E quindi, però questo è anche un altro buon motivo forse per avvicinarsi al teatro, insomma, che unisce invece non divide.
Bob, grazie mille di essere stato qui, noi ci vediamo ovviamente domenica dietro, certo. Con le gambe sotto il tavolo, io, te mi sa che invece vai da, no, vai da galoppare o... No, devo servire, deve aiutare, servire. Fare tutto. Quindi ci vediamo domenica quando mi servirai i pizzoccheri, Bob, va bene, devo servire da Bob. Va bene. Sarà un onore. Metterò il dito nel piatto. Va bene. Grazie mille davvero, grazie a voi dell'ospitalità. Sapete, sotto la diretta c'erano tutte le varie tag, le varie coordinate per poter sentire anche Tato Guanella, e appunto affrettatevi a prenotare, perché insomma sì, è vero che potete prenotare fino all'ultimo, i posti sono pochi, quindi sbrigatevi. Grazie mille davvero, grazie a voi. Grazie, grazie. Arrivederci, grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento torna domani alle 12.30 sempre qui in diretta con Good Morning Milano, sempre su Milano News. Grazie mille, arrivederci, a presto.